Si è svolta lo scorso fine settimana a Roma la seconda tappa del campionato del mondo di Formula E in un doppio appuntamento condizionato dal meteo pazzerello di un aprile pazzerello, con tanto sole e un po' di pioggia, che ha condizionato la partenza di entrambe le gare, costrette dietro alla nuova Pace Car, una mini John Cooper Works elettrica dalla livrea multicolore. L'umidità sul nuovo tracciato, allungato a 3.380 metri dai 2.870 della scorsa edizione, ha reso ancora più insidiose le 19 curve tra i palazzi e gli obelischi dell'Eur, costringendo i piloti a rischiare fino al limite e oltre, causando più di qualche incidente che ha ribaltato le sorti di entrambe le gare. Per vivere il mondo della massima formula elettrica dal di dentro, ci siamo intrufolati nel box del team Dragon Penske Autosport. La Formula E ha fatto tappa a Roma dopo il debutto negli Emirati Arabi con una doppia gara in virtù del calendario che è stato rivisitato per problemi di logistica e pandemia, e ha debuttato anche Bosch come sponsor di una squadra, oltre che sponsor del campionato, proprio della Dragon Penske Autosport. E per capire quali siano i driver che hanno portato così tanti costruttori a prendere parte al campionato, abbiamo fatto qualche domanda a Jay Penske, team manager e CEO di Penske Media Corporation. Credo che questa sia la formula del futuro, lo si capisce dal numero di costruttori che vi sono impegnati in Formula E. Sono di più di quelli che si contano in Formula 1, Formula Indy e NASCAR insieme. Questa formula è il migliore esempio di come le competizioni possano contribuire all'evoluzione delle auto che guidiamo tutti i giorni. Per noi è interessante la Formula E perché le gare si disputano in grandi città di tutto il mondo, dove abbiamo anche le sedi della nostra azienda, come Parigi, Londra e New York. E questo funziona sia per il motorsport sia per la nostra società editrice. Qui a Roma c'è stato il debutto in anteprima mondiale del team Dragon Penske, supportato da Bosch, che ha fornito la Vehicle Control Unit, e speriamo insomma sia la prima di una lunga collaborazione con il team nella Formula E. La cronaca di gara 1 ha visto trionfare Jean-Éric Vergne su DS Ticita, davanti alle due Jaguar di Sam Bird e Mitch Ewans, dopo che Lotterer e Van Dorn si sono autoeliminati dalla testa della corsa. Un problema costringe Lucas Di Grassi a rallentare in mezzo al tracciato, facendo perdere parecchie posizioni alla Mercedes EQ di Stoffel Van Dorn. Partito dalla pole, è costretto ad una straordinaria rimonta, che finisce però contro le barriere per un nulla di fatto. Tutti i parametri vengono monitorati dalla cabina di regia all'interno del box che divide le due monoposto dei piloti del team Penske. Da qua gli ingegneri possono valutare le strategie anche per il recupero dell'energia e per gestire al meglio la gara. Il belga della Mercedes EQ si rifà in gara 2, trionfando davanti ad Alexander Sims su Mahindra e Pascal Verlaine con la Porsche, dopo la penalizzazione di Norman Nato, rookie del team Venturi Racing, che ha terminato l'energia a disposizione prima della fine della gara. Diciamo, una macchina elettrica si gioca tantissimo sul lato di software, puoi gestire talmente tanto il motore, di come applichi il gas, di come frena la macchina, perché freni tanto col motore, non sono con i freni meccanici, e questo ha una talmente grande influenza sul comportamento della macchina. Invece sulle macchine termiche, diciamo, è ancora il setup meccanico che fa la differenza, giochi con i camber, con le altezze, con tutto questo che conosciamo da tanti anni. È bellissimo poter combinare questi due mondi, no? Di capire un po' come funziona il mondo delle macchine elettriche e comunque anche fare delle gare con le macchine termiche. Con le macchine elettriche stiamo lavorando soprattutto sul lato del software, migliorare i controlli della macchina, di capire bene come possiamo migliorare l'efficienza della macchina, perché qua soprattutto in gara non è solo una questione di andare il più forte possibile, devi anche essere efficiente e usare la energia nel migliore dei modi per arrivare alla fine della gara il più veloce possibile, e questo è, diciamo, il soggetto principale su quale stiamo lavorando. Il mondo delle macchine elettriche adesso è molto importante per tante case che stanno costruendo delle macchine stradali, perché è la tecnologia che
che usano, diciamo, e che vogliono vendere per le strade, e noi facciamo le prove per questo qua in gara. Le macchine termiche, anche quelle, saranno ancora presenti per un bel po' di tempo, e farli ancora più efficienti e performanti è anche un grande interesse di tutte le case. Primo anno che è un campionato mondiale riconosciuto per la FIA, per la Federazione Internazionale di Automobilismo, e per me ogni anno sarà più grande e più rilevante il campionato, anche perché la macchina del pubblico sarà elettrica, quindi per me la gente creerà più interesse per una competizione che utilizza la stessa tecnologia della macchina che lei utilizza ogni giorno. La classifica vede Sam Bird in testa con 43 punti, Eric Vergne secondo con 40 e Mitch Evans terzo con 39. Jaguar è al comando tra i costruttori con 82 punti, seguita da Mercedes a 63 e da DST Cita a 58. Il prossimo fine settimana la quinta tappa a Valencia.